Canto 24. Né la nostra conversazione faceva rallentare il nostro cammino, né il camminare rendeva più lento, meno animato il nostro conversare. Ma pur continuando a parlare, andavamo a passo spedito spinti dal buon zelo, dalla sollecitudine che era in noi, come un vento favorevole spinge la nave. E le anime dei golosi che sembravano così morte ed appassite, osservandomi attraverso le loro orbite infossate, essendosi accorte che io ero vivo, traevano grande motivo di meraviglia a proposito di quella mia presenza. Allora io, continuando il mio discorso interrotto, dissi a Forese: «Forse l'anima di Stazio, che ha già compiuta la sua purificazione, sale più lentamente di quanto potrebbe fare, per amore di Virgilio. Ma dimmi, se tu lo sai, dov'è Piccarda? Dimmi se tra tante anime che mi guardano con stupore ed intensamente ce ne sia qualcuna di cui ritieni di dovermi parlare ed informare.» «Mia sorella Piccarda, che tra le due virtù della bellezza e dell'integrità d'animo non so quale avesse in sommo grado, già trionfa con la sua corona di beata nell'Empireo. Qui, in questo girone, è assolutamente necessario, essendo la nostra faccia così consumata dal digiuno, tanto da essere per chiunque irriconoscibile, indicare con il nome ciascuna anima. Costui», e mostrò con il dito, «è Bonagiunta da Lucca, famoso poeta rimatore, e quella faccia che è dietro di lui, macilenta e tutta bucata a causa delle sporgenze delle ossa, fu Papa Martino IV, e sconta con il digiuno il peccato di gola, cioè l'aver mangiato troppe anguille del lago di Bolsena.» Molti altri mi nominò ad uno, e nel chiamarli apparivano tutti soddisfatti di essere indicati a nome, tanto che io non riuscii a scorgere per questo fatto di essere nominati nemmeno un segno di scontentezza o disapprovazione. Vidi masticare a vuoto per fame Ubaldin degli Ubaldini della Pila e Bonifazio dei Fieschi, arcivescovo di Ravenna, che governò molte genti sotto quel bastone pastorale. Vidi messer Marchese degli Orgogliosi, podestà di Faenza, che a Forlì ebbe modo di soddisfare ampiamente la sua sete senza sentirsi mai sazio. Eppure allora sentiva molto meno la sete di quanto la senta ora qui in purgatorio. Ma come fa colui che prima guarda e poi decide di tener più conto di uno che di un altro, così io decisi di rivolgermi a Bonagiunta da Lucca. Egli parlava sottovoce, in modo alquanto confuso, ed io riuscivo a percepire qualcosa come gentucca sulla bocca, dove egli sentiva il tormento della sete e della fame, imposto loro dalla giustizia divina, che lentamente li riduceva e li consumava così come scheletri. Io dissi: «O anima che ti dimostri così desiderosa di parlarmi, affinché io possa comprenderti, cerca di essere più chiaro, e cerca quindi, conversando, di soddisfare te stesso e contemporaneamente anche me. Una donna è già nata, ma è ancora una nubile giovinetta, e ti renderà gradita la mia città per la sua ospitalità, sebbene si dica male di Lucca e la si rimproveri. Tu te ne andrai con questa profezia, e se dal discorso da me mormorato sottovoce potrai nutrire ancora qualche dubbio, la realtà dei fatti ti chiarirà meglio quanto io ho detto. Ma dimmi se io vedo qui, dinanzi a me, quel poeta che ha iniziato le nove rime con la canzone «Donne che avete intelletto d'amore». Io sono uno che, quando amore mi ispira, ascolto e annoto e scrivo secondo quanto l'amore mi detta dentro. Oh, fratello, ora che sono anima illuminata da Dio, riesco a distinguere finalmente l'ostacolo che trattenne me e Jacopo da Lentini e Guittone d'Arezzo al di qua del dolce stil novo, del quale solo ora apprendo il principio ispiratore essenziale da voi realizzato. Comprendo chiaramente come le vostre opere seguono con fedeltà, con precisione, l'insegnamento dell'amore che illumina il cuore,
La qualcosa non fu una caratteristica del nostro stile, ed anche il più ben disposto e favorevole indagatore non riuscirebbe a vedere meglio di me la differenza che esiste tra l'uno e l'altro stile. E come ha pagato, tacque. Come gli uccelli che svernano lungo il Nilo talvolta fanno gruppo volando nell'aria e poi riprendono a volare più velocemente in fila, così allo stesso modo tutte le anime che erano lì, distogliendo gli occhi da me, ripresero con fretta il loro cammino, agili nel correre sia per la magrezza e sia per il loro desiderio e la loro ansia di espiazione. E come uno, stanco di correre, lascia andare avanti i compagni e riprende quindi procedere a passo più normale, dopo averli lasciati andare finché si calmi l'ansimare violento del petto, allo stesso modo Forese lasciò passare avanti tutta la folla delle anime spianti. E venendo dietro di me diceva: «Quando avverrà che io ti riveda?» «Non so quanto tempo mi sia ancora consentito di vivere, ma certamente il mio tornar qui non sarà tanto sollecito che io non possa arrivare a desiderare di giungere anche prima alla spiaggia del Purgatorio, perché Firenze, il luogo dove io fui posto a trascorrere la mia vita terrena, ogni giorno si impoverisce sempre di più del bene e di opere buone, e appare ormai avviata a rovina, causata da uomini netti e malvagi». «Orsù, stai tranquillo, poiché colui che è il maggiore responsabile di questa rovina, Corso Donati, superbo capoparte dei Guelfi Neri, io già lo vedo, fin da questo momento, impigliato con un piede nella staffa e quindi trascinato dietro la coda di una bestia, precipitare verso valle e verso l'abisso infernale, dove non potrà avere la remissione dei suoi peccati. Infatti il cavallo correrà, aumentando sempre la velocità, finché lo farà sbattere a terra e lo percuoterà con i suoi stessi calci, lasciando il suo corpo ignobilmente massacrato. I cieli non compiranno molti giri, non passeranno molti anni che ti sarà chiaro quello che le mie parole non possono ora esporre più chiaramente. Ma ormai il momento del congedo è venuto. Qui nel Purgatorio non si possono fare concessioni oltre quanto è strettamente necessario, ed il tempo è tanto prezioso in questo luogo, così che io non posso più accompagnarti, stando ancora con te». Come da una schiera di cavalieri che muova verso il nemico esce talvolta uno al galoppo per aver l'onore del primo scontro, così Forese si allontanò da noi con passi più lunghi e veloci. E io rimasi per la via insieme con i due, Stazio e Virgilio, che furono nel mondo così grandi maestri. E quando si fu allontanato, mentre i miei occhi lo seguivano così come la mia mente seguiva e meditava le sue parole profetiche, mi apparvero i rami di un altro albero, carichi di frutti e vividi per le foglie verdi. Infatti solo in quel momento mi ero volto a guardare in quella direzione. Vidi anime sotto quell'albero, con le mani alzate per cogliere i frutti e gridare non so quale espressione verso le fronde, come fanno a volte i fanciulli desiderosi di cogliere tutti i frutti, ma incapaci però di farlo. E così accade che anche a quei fanciulli che pregano per avere qualcosa mentre colui che è pregato non risponde alle loro preghiere e tiene invece sospeso in alto l'oggetto del loro desiderio senza nasconderlo, anzi, per acuire ancor di più il desiderio di quei bambini. Poi quelle anime si allontanavano come disingannate, frustrate, per aver perduto ogni speranza di cogliere quei frutti. Quindi noi giungemmo subito presso quel grande albero che non soddisfaceva mai così intense preghiere, spesso accompagnate da grandi lacrime di delusione e di amarezza. «Oltrepassate questo albero, senza avvicinarvi! Più su, sulla cima del monte, vi è un albero il cui frutto fu morso da Eva, e questa pianta derivò da quella!» Così, tra le foglie, diceva una voce misteriosa, per la qual cosa Virgilio, Stazio ed io, tenendoci stretti e addossati alla parete del monte, andavamo oltre, dalla parte dove si erge la parete della montagna.
Ricordatevi di quei centauri, i quali, dopo essersi saziati, combatterono contro Teseo con i loro corpi di uomini e di cavalli. E ricordatevi di quegli ebrei che si mostrarono troppo cedevoli ed ingordi nel bere alla fontana di Arad, per la qualcosa Gedeone non li volle con sé quando discese i colli per portar guerra contro i Madianiti. Così, sempre accostati all'uno dei due orli, quello interno del girone, avanzammo continuando a udire esempi di gola, peccati cui seguivano miserevoli castighi. Poi, disposti in modo da occupare maggiore spazio per la strada solitaria, poiché le anime erano lontane, percorremo ben più di 1000 passi, meditando, ognuno di noi, senza più parlare. Che andate pensando voi che siete in un gruppo di 3 sole persone? Disse una voce improvvisamente, per cui io mi scossi come fanno le bestie che sono prese da spavento mentre poltriscono. Alzai la testa per vedere chi fosse, e mai non furono visti metalli così lucenti e rosseggianti, o vetri in una fornace, così come io vidi splendere meravigliosa luce. Così come io vidi splendere di meravigliosa luce un angelo, che diceva: «Se a voi è gradito salire quassù, allora qui è necessario voltare, di qui si vada chi vuole andare verso la pace eterna». Il suo splendore mi aveva tolta la vista, per cui mi voltai istintivamente a sinistra verso i due poeti che mi facevano da guide, così come uno che vada seguendo il suono della voce udita, ma senza vedere nulla. E come quasi ad annunziare il prossimo albeggiare si leva il venticello nel mese di maggio ed odora tutto impregnato dei profumi naturali dell'erba e dei fiori, così sentii un soffio di vento colpirmi in mezzo alla fronte, e ben sentii muoversi l'ala dell'angelo, che lasciava nell'aria odore d'ambrosia e di profumo celeste. E sentii dire: «Beati coloro che sono tanto illuminati dalla grazia divina, da non essere eccitati dai piaceri della gola, e non si accende nel loro animo un desiderio eccessivo, come fuoco fumoso, avendo invece fame di ciò che è giusto nella giusta misura, o meglio ancora, beati coloro che hanno fame della giustizia!»